diceva, una riunione inutile perché nulla di fatto nella sostanza, insomma, cosa succede? C'è da lavorare, c'è da lavorare ancora per qualche giorno, poi sicuramente risolveremo i problemi. Ma cosa c'entrano i lavoratori? Perché non pagare gli stipendi? Che colpa hanno loro in tutto questo? I lavoratori hanno ragione che vogliono gli stipendi, la propria azienda ha ragione che ci sono dei comuni che non pagano. Escluso il comune di Imperia e qualche altro comune, dei 35 la maggior parte non hanno pagato da quando abbiamo iniziato il servizio, in cui ricade ovviamente sui lavoratori. Ma voi siete inadempienti a vostra, da parte vostra, ci sono delle inadempienze anche da parte vostra, come mezzi, come... No, non siamo inadempienti, cioè magari non siamo al 100% di quello che è il servizio, ma non è detto che ci sono alcuni comuni da quando abbiamo iniziato il servizio non hanno mai pagato una fattura. Non penso che siamo inadempienti al primo giorno. Ecco, ma questa situazione di questo appalto, che comunque evidentemente ha dei problemi, perché in città la situazione è quella che è, ma 3 anni fa, non, cioè voi avete accettato comunque un capitolato che risultava... Non abbiamo detto che è un appalto che ha dei problemi. È un appalto che deve andare a regime fra qualche mese ancora, non è che abbia dei problemi. Poi sono problemi comuni che pensano di non poter pagare i servizi. Insomma, soluzioni non se ne vede a questo momento. No, certo che si devono vedere. A giorni sicuramente il sindaco di Imperi ha preso atto di convocare gli altri sindaci e di far fare quel che tocca a loro e quel che tocca a noi. Fino a quel momento stipendi. No, gli stipendi entro il 3, gli stipendi arrivano. Entro? Il 3 del mese di luglio, la settimana prossima. Ci siamo impegnati a pagare. Quindi con un mese di ritardo? Come deve, poi quando li versate? 15 giorni di ritardo. 15, 16, quando li versate? Il 20? Il 15 del mese successivo. Quindi entro poi dopo 10 giorni dovete già ripagare quello successivo. Certo. È un impegno che prendete. Se i comuni si impegnano a pagare qualche... siamo fuori di oltre 2 milioni di euro, signori. Se per un'azienda che deve pagare 250.000 euro di stipendi è fuori di 2 milioni, voglio dire, gli stipendi ne possiamo pagare se i comuni ci pagano. Lei ha, mi può dire nome e cognome, qualifica? Io sono Pietro Lo Spalluzzi, direttore della Tradetta.